soldato inglese all'inizio del Settecento era di 4 penny. Dopo la vittoria di Blenheim nel 1704, il duca di Marlborough notò un soldato che stava appoggiato con aria pensierosa al suo fucile e gli domandò: «Perché sei così triste, soldato, dopo una vittoria tanto gloriosa?» «Può darsi che sei gloriosa, mi lord, ma sto pensando a tutto il sangue versato per 4 penny.» Molto significativo questo aneddoto che precede The British Grenadiers, indubbiamente una fra le più famose ed eseguite marce militari. Nata e ripetutamente rielaborata nel Settecento, rimane di autore anonimo e la sua origine ha una storia molto controversa. In effetti gli storici discordano fra loro e le ipotesi a tutt'oggi sono molteplici. È definita marcia di unità militari canadesi, ma il titolo da sé la collega al momento storico in cui il primo impero britannico prese forma con le colonizzazioni di paesi che sarebbero diventati in seguito gli Stati Uniti e proprio delle province atlantiche del Canada. Si tratta in ogni caso di una marcia tradizionale adottata da unità militari degli eserciti britannico e canadese, rimanendo la marcia d'ordinanza dei grenatiesi e della Royal Army. La sua prerogativa è quella di essere una marcia da parata ed è in questa veste che diviene una struttura celebrativa di grande maestosità, riscuotendo un apprezzamento a livello mondiale. Sicuramente questo motivo indusse il regista Kubrick a comprenderla fra i temi musicali del film Barry Lyndon.